nuovo video. L'argomento di oggi è: quali saranno i beauty trend del 2022? Il 2021 è agli sgoccioli e si iniziano a delineare i trend del 2022. Torniamo ai grandi classici reinventati in chiave moderna, grazie a texture innovative e colori d'avanguardia. Allo stesso tempo giungono da lontano anche altre novità che troveranno la strada nei prossimi mesi. Ma vediamo quali sono. Il ritorno del rossetto rosso, finalmente. In particolare la colorazione rosso fuoco. Dopo quasi 2 anni tenuto in panchina a causa della mascherina, nella primavera estate 2022 potrebbe essere proprio lui il protagonista della nuova stagione. Ovviamente il rosso sarà il principe fra i rossetti più gettonati e che si ricominceranno ad indossare, ma anche il fucsia e tutte le tonalità dell'arancione saranno le nuance più di tendenza. Lo smoky eyes, che è sempre attuale per dare eleganza allo sguardo grazie alla sua sfumatura ampia che dona profondità senza appesantire, sarà uno dei trend più presenti nei prossimi mesi, proprio per l'effetto naturalezza che dona e l'effetto nude che sarà intervallato da un solo elemento molto truccato in tutto il viso. È libera quindi a mettere in risalto occhi o labbra, ma mai insieme, per non avere un risultato drammatico o ancor peggio cadere nel volgare, soprattutto se non si è più giovanissime. Il nude look continuerà a essere presente anche nel 2022, caratterizzato da regole ben precise, con effetto pelle struccata. Nelle palette le colorazioni spaziano dai toni di rosa molto delicati al tortora per amalgamarsi perfettamente alla pelle, donare luminosità e allo stesso tempo naturalezza a tutto il viso. In contrapposizione col nude look troviamo il neon look. Arancione, giallo, verde evidenziatore non saranno più relegati al mondo di carnevale o a make-up stravaganti, ma sapranno trovare il modo di essere presente nei beauty look quotidiani, per andare al lavoro o all'università. Grazie alla realizzazione di sfumature molto delicate o anche gli eyeliner che per il 2022 si tingeranno di queste nuove colorazioni, ricalcando già un trend molto amato, ovvero il make-up grafico, che forse è più indicato per le più giovanissime, ma c'è sempre l'eccezione che conferma la regola anche in questo caso. Bene, spero che questo video vi sia utile o perlomeno possiate avere un'anteprima di quali saranno le nuove tendenze per il nuovo anno che sta per arrivare. Io vi ringrazio come al solito per avermi seguito, vi rimando a un prossimo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!